Antonio De Cristoforo, che spettacolo, che salutiamo, con il Ceppaloni che fa questa rincorsa con una partita in meno al Sant'Angelo a Cupolo, al momento gli è 6 punti indietro, però ricordiamo c'è una gara. Ma sono cambiate ancora aperte queste. Sì, quindi ci sta Roberto De Palma del Ceppaloni, che bello. E poi c'è il San Marco dei Cavoti che è ritornato finalmente a giocare con in panchina Vincenzo Monteforte, che spettacolo. E poi ci sono il dottor Monteforte, il commercialista campione d'Italia. Io li vedo sempre i commercialisti allenarsi sul Mellusi. Nicola, che vogliamo fare l'anno prossimo? Non lo so, mo vediamo cosa succede, diciamo. Cosa ti deve portare Babbo Natale? Ma io sinceramente l'importante è che stiamo bene, vabbè. Un bel pacchetto da scartocciare, pacchetti come che bambini che danno il pallone, sono tutti contenti. Tu via, scartoccia sto regalo, che vuoi che è? Ma guarda, sinceramente non è che ho qualche desiderio in particolare, io mi auguro veramente che sia un Natale, un bel Natale per tutti, sia un anno positivo per tutti, questo 2020 sia un anno positivo dal punto di vista della salute, del lavoro, del calcio, lo sport, ci sia, diciamo così, un momento buono un po' per tutti. Di personale mi auguro sempre che le cose vadano meglio e basta. Va bene, allora noi salutiamo tutti quanti gli amici che ci hanno ascoltato, quelli che ci ascolteranno dopo, ma anche quelli che non ci ascolteranno proprio perché è Natale, perché è l'ultima puntata del Calcio che Scotta, e quindi vi devo augurare, oltre al buon Natale, anche un felice anno nuovo, ma soprattutto una buona fine. Dovete fare una buona fine. Noi ci vediamo l'anno prossimo, nel 2020, con il ritorno del Calcio che Scotta, sempre di venerdì, sempre alle ore 21. Io saluto Nicola Muriello per essere stato qui, ti ringrazio, ti grazie, faccio un applauso all'unico direttore sportivo che si possa chiamare direttore sportivo, che può insegnare il mestiere a tutti quanti, Nicola Muriello. Ti ringrazio per l'invito e per i complimenti. Grazie a te, ci vediamo l'anno prossimo, buon Natale, qua ci vorrebbe la canzoncina di Natale, e invece Davide Annunzio non ce la mette. Il programma è offerto da Avete ascoltato Il Calcio che Scotta con Ezio Liccardi. DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone. DFD Costruzioni opera da decenni nel settore dell'edilizia sia residenziale che pubblica, specializzata in lavori di costruzione, ristrutturazioni, lavori stradali, impiantistica, sistemazioni esterne e impianti sportivi. Azienda con certificazione di qualità ISO 9001-2008, attestazioni SOA. DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone, sede legale Corso Italia 36 83030 Melito Irpino Avellino, mobile 338 95 70 775. Hai sempre sognato di diventare un parrucchiere o un estetista? Realizza il tuo sogno e vieni a conoscere la nostra offerta formativa. Mary School a Benevento, via Lungo Calore Manfredi di Svevia 22. Per info e contatti 0824 29133 o mandaci una mail a info@maryschool.it. Visita il nostro sito web www.maryschool.it, presenti anche su Facebook e Instagram. Mary School, insegniamo a valorizzare il tuo talento. La Mary School è anche centro estetico e parrucchieria, sita in via Valfortore 26.